Ciao a tutti, questo è il primo video che voglio fare di una serie di video che voglio continuare a fare sui libri meno conosciuti, che sembra che solo io abbia letto, perché mi è piaciuto un sacco girare il video sui libri sconosciuti e mi piacerebbe insomma parlare di questi libri o comunque di altri che magari non ho citato, più in particolare consigliarveli perché secondo me andrebbero letti, come magari andrebbero letti, quali sono le tematiche, perché spesso sotto quei video mi chiedete ma di cosa parla più in particolare, ma quanti libri ci sono, ma bla 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 bla. Quindi ho deciso di fare dei video appunto a parte così. Se vi interessa qualche libro che sapete che io ho letto e volete che io ne parli un pochino più in particolare, fatemelo sapere e io ovviamente potrò fare un video su quel determinato libro. Ma oggi per questa prima puntata parleremo della serie che mi ha praticamente iniziato la lettura, ossia la quadrilogia di The Giver. Siccome è una serie molto molto complicata e ci sono tantissime cose da dire, iniziamo semplicemente subito. Innanzitutto io adoro come Lois Lowry, che è l'autrice di questi quattro libri, scrive, perché secondo me lo fa in un modo decisamente diverso e molto che ti fa molto immergere nella storia e in quello che lei vuole realmente dire. E secondo me The Giver in particolare mi ha dato le stesse sensazioni che mi ha dato il Piccolo Principe quando l'ho letto quest'anno, ossia del puoi leggerlo talmente tante volte e tutte le volte trovi un'interpretazione nuova, o comunque delle nuove interpretazioni. Questa quadrilogia è considerata una quadrilogia distopica, perché infatti in ogni libro abbiamo un diverso mondo, un diverso universo e diversi personaggi, ma è considerata distopica perché appunto questi universi che la Lowry descrive sono perfetti per il protagonista, però alla fine si scopre che non lo sono realmente. La cosa bella di questi libri è che ogni libro ha una trama e un personaggio principale diverso e un mondo diverso. Ed è per questo che io la trovo una serie decisamente interessante, nel senso che io, per esempio, non trovavo particolarmente interessante la storia o comunque le vicende del secondo libro, che è La Rivincita, anche se vorrei rileggerlo, e quindi non l'ho mai finito e ho potuto benissimo leggere gli altri due senza avere alcun problema nel comprendere le varie cose. Passiamo alle trame un pochino in particolare. Nel primo libro abbiamo come protagonista Jonas, il quale vive in un mondo senza niente, senza colori, senza emozioni, senza amore, senza Natale, senza tutte quelle cose che definiscono il nostro mondo normale, diciamo. E a ogni dodicenne viene assegnato un lavoro e Jonas è il raccoglitore di memorie, ossia lui riceverà da il donatore cioè tutte le memorie del passato, quindi la memoria dell'amore, del Natale, degli animali, dei colori, di tutte queste cose. E lui alla fine arriverà a comprendere che non è un mondo il suo mondo non è davvero un mondo ideale in cui vivere, anzi è un mondo parecchio parecchio brutale, parecchio parecchio brutto. E io in questo libro ci ho lasciato l'anima perché, appunto, come ho detto, per me è un libro come il Piccolo Principe, che ogni volta che lo rileggo trovo delle emozioni e dei significati nuovi. Ho letto qua dietro, che non l'avevo mai letto sinceramente, che è stato censurato in molte scuole americane perché è accusato di trattare temi come la sessualità, l'eutanasia e l'infanticidio in modo molto esplicito, ed è verissimo. Io questo libro l'ho letto la prima volta a 12 anni e non avevo capito alla fin fine, mi era piaciuto ma non l'avevo compreso. E se ci ripenso, tratta davvero dei temi assurdi, perché basti pensare che, per esempio, siccome non esiste l'amore, l'amore non è concepito, non è concepito nemmeno il sesso, e quindi ci sono delle donne che vengono utilizzate per procreare bambini. E è una cosa molto, molto profonda se ci si pensa. E quando io l'avevo letto non ci avevo fatto particolarmente caso, o l'eutanasia, o cioè, mamma mia, tratta di temi veramente recenti o comunque moderni, ma in una chiave molto diversa e a volte molto sottile. E quindi, per
Il primo è appunto The Giver. Il secondo, che è quello che non ho mai finito, che è stato Gathering Blue, La Rivincita, ha come protagonista Kira, che è una ragazza che ha una malformazione, mi pare che sia zoppa, e vive in questo mondo che è praticamente il contrario di quello di Jonas, nel senso che nel suo mondo è quasi un mondo feudale, dove si coltiva e dove... sì, dove... Cioè, è un mondo un po' feudale, me lo ricordo così. E questo libro parla in particolare della diversità, di come Kira è vista e considerata in modo diverso solamente perché è disabile, cioè ha un certo tipo di disabilità, ed è anche considerata praticamente una merda, proprio perché è così, non viene considerata adatta per fare le cose che fanno tutti gli altri. E io mi ricordo che questo libro non mi era particolarmente piaciuto proprio per il contesto feudale, cioè io lo chiamo feudale, però non è la parola giusta, lo so che non è la parola giusta. Diciamo agricolo, agricolo forse è meglio. Non mi piaceva particolarmente, però voglio assolutamente rileggerlo con un occhio più da adulta per poter giudicarlo meglio. E terzo libro che mi ha fatto morire questo libro, che è Il Messaggero, e questo libro, wow, in questo libro già iniziamo a vedere una parte fondamentale degli ultimi due libri della serie, ossia che i personaggi principali dei primi due ritornano e diventano comunque dei personaggi abbastanza importanti nel libro. Questo libro ha come protagonista Matty, che è un ragazzino che era scappato dal suo villaggio attuale, cioè dal suo primo villaggio, ed è nato in un altro villaggio, dove a capo c'è Jonas, che è il protagonista del primo libro. Lui praticamente ha questo lavoro che deve consegnare i messaggi da un villaggio all'altro, ma deve sempre passare per questo bosco, questa foresta, bosco, foresta, foresta, foresta. E praticamente questa foresta non è proprio una cosa benevola, diciamo, ci sono morti e cose strane che succedono, insomma, e il finale è struggente. E in questo libro si comincia ad avere moltissimo magical realism. Se mi conoscete un pochino, io odio il magical realism, però questo libro, come ce l'aveva anche i primi due, avevano molto magical realism da certi punti di vista, perché tutti i protagonisti hanno una specie di dono che hanno interiorizzato, però alla fine non è così importante ai fini della trama, cioè è importante, però nemmeno così tanto. E qui il dono di Matty viene molto più messo, cioè viene puntata l'attenzione molto di più, però sempre in modo non troppo evidente. E wow, io penso che sia stato il primo libro per cui ho pianto per almeno un'ora dopo il finale di questo libro. Veramente ci ho lasciato l'anima. L'ultimo libro, che è Il figlio, questo libro l'ho aspettato tantissimo perché io ormai ero già alle superiori quando è uscito questo libro e io questa saga qui l'ho seguita ogni anno, che ogni anno uscivano i libri e io li seguivo. Questo qua l'ho atteso davvero tantissimo e non sono rimasta per niente delusa da questo libro. Questo libro si ricollega al primo libro in una maniera assurda perché, come ho detto, nel primo libro c'erano queste donne che partoriscono i bambini in modo molto, cioè non mi ricordo esattamente se utilizzavano tutte tipo utero in affitto o se ci fosse anche altro. Comunque, la nostra protagonista qui si chiama Claire, che è una di queste mamme, diciamo, di queste donne che vengono usate per procreare, e lei rimane totalmente attaccata dal punto di vista affettivo al suo primo figlio, e che non voglio farvi spoiler perché dovete scoprire tutto da soli, e decide di scappare dal villaggio di Jonas, chiamiamolo così, per cercare suo figlio. E lei farà questo viaggio dove passerà tra vari villaggi e
fino a riuscire a trovare suo figlio. Qui il magical realism è enorme. Io mi ricordo che mi era piaciuto davvero tantissimo la svolta col magical realism, non so perché adesso non mi piace particolarmente questo genere, però mi ricordo quando l'ho letto ero rimasta estasiata e stavo leggendo perché praticamente c'è questo capitolo e poi finisce tipo una parte del libro. Io stavo leggendo, ho guardato. Ho visto che finiva la parte, ho detto no, cioè fermiamoci e capiamo cosa è appena successo perché non ho capito niente. E è un libro molto molto intenso questo. Devo dire che secondo me questo e il primo sono quelli più... No, ma dai, anche il terzo. Cioè, questo qua l'ho sentito forse più intenso perché ero già più grande quando l'ho letto, contando che il primo avevo 12 anni e sì. Questo l'ho visto come molto molto intenso, l'ho sentito molto più mio, molto più vicino ai temi che mi piacciono e è molto intenso forse anche perché la protagonista non è più comunque una ragazzina, ma è già un pochino più grande e anche qui ritornano sia Jonas che Kira, i protagonisti, quindi del primo libro e del secondo libro e secondo me è stato qualcosa che non mi ha particolarmente fatto impazzire, però mi è piaciuto abbastanza. E anche qui penso di aver pianto tutte le lacrime della mia vita perché sapevo che era l'ultimo libro. E soprattutto perché la Lori ha questa cosa che fa sempre finali totalmente aperti. Penso che l'unico finale non propriamente aperto fosse stato quello del terzo libro, perché cioè, si capisce, però è comunque abbastanza aperto. Ma questo finale, mannaggia, mannaggia. Appunto, io questa serie ve la voglio consigliare, non solo perché comunque io ho un rapporto, cioè ho un ricordo molto forte per questi libri, ma perché secondo me sono dei libri molto forti dal punto di vista tematico e che vogliono insegnarti qualcosa. E seppur essendo dei libri distopici, ti vogliono insegnare qualcosa. Ci sono dei libri che per me non mi hanno insegnato niente, sono pura letteratura, no? Per esempio, The Hunger Games, non è che ha dei temi importanti, certo, però quando l'ho finito non mi ha insegnato niente, non mi ha detto ok, oggi ho imparato qualcosa di nuovo. Questi libri invece sì, io mi ricordo che li finivo e sentivo di avere, cioè, ma non imparato nel senso che non sapevo dell'esistenza di questa cosa, ma ho interiorizzato un argomento nuovo, una tematica nuova perché la Lori comunque tratta sempre temi molto molto provocatori da un certo punto di vista, contando che nel primo libro c'è l'eutanasia, io l'avevo completamente dimenticato questa cosa, o comunque l'infanticidio, mamma mia, io mi ricordo che ero rimasta traumatizzata da questa cosa, ero rimasta totalmente traumatizzata. O comunque, mamma mia, nell'ultimo libro ci sono delle tematiche che mi avevano traumatizzato. Ah, e nel terzo pure c'erano tutte queste tematiche di cose che tu conosci, no? Però non se ne parla così tanto, sono considerate un pochino tabù e che quando ne parli tutti dicono meglio non parlare di questa cosa, però lei lo fa comunque, lo fa in una maniera molto intelligente e in un modo che tu possa comprendere e hai l'opinione che lei ti dà, però allo stesso tempo credo che tu ti possa formare la tua, nel senso che comunque io con quello che poi i vari protagonisti pensavano ero quasi sempre d'accordo e nel secondo non mi trovo spesso d'accordo con le cose, è stato un altro motivo per cui non riuscivo ad andare avanti, cioè non è che io sia contro la disabilità, cioè nel senso no, ma c'erano altre tematiche interne che non mi convincevano, no? Però lei ti fa appunto, ti dà la sua opinione, quella del protagonista, però poi tu puoi comunque pensarla come vuoi, perché comunque c'è tutto il raggio degli altri personaggi che la pensano in modo completamente diverso dal protagonista. E quindi l'ho trovata una bellissima idea, oltre appunto all'idea di poter trattare in una serie, perché questa è considerata una serie, vari temi da vari mondi distopici, mi è piaciuto veramente, veramente moltissimo. Quindi io ve la consiglio se volete dei temi forti che vi faranno molto pensare. Io mi ricordo che alla fine del primo libro avevo
tanto da cui pensare, tante cose da pensare, tanto, 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 tanto. E è una serie poco conosciuta, secondo me, perché non la si è mai pubblicizzata tanto, probabilmente perché molti argomenti sono tabù. Io però ve la consiglio totalmente, perché non ci sono libri che mi hanno emozionato e fatto provare sensazioni uguali a queste. Di The Giver, che è il primo libro, appunto, c'è anche il film. Ve lo consiglio? No, sinceramente no, nel senso che è un bel film da vedere se pensate, cioè se avete la mente di dire no, non leggerò mai i libri, e vi posso dire ok. Però io mi ricordo quando ho visto il film sono rimasta molto molto delusa dal cast, perché se avete letto i libri lo sapete, insomma, il cast fa un po' schifo. E perché questo è uno di quei pochissimi libri in cui il romance non è la cosa principale. E io li avevo amati anche per questo, per il fatto che, cavolo, quattro libri dove l'amore tra uomo e donna, o insomma l'amore relazionale, non è il fulcro della storia. Grazie, grazie, Luis Lori. Cioè, il quarto libro, che è qualcosa di bellissimo. Cioè, Claire ha una storia d'amore, però non intacca il suo viaggio e quello che deve fare dopo. E la trovo una cosa bellissima, finalmente. Mentre, per esempio, nel film di The Giver, cioè, mettono il romance anche dove non ci dovrebbe essere. E quindi mi ha dato molto, molto fastidio. E poi il film non mi è piaciuto in generale. Ho pianto alla fine, sì, però. Ve lo consiglio, magari prima leggete il libro, ovviamente prima leggete il libro e poi guardatevi quella sottospecie di film. Questo è stato il mio primo video, Madonna, mi è stato veramente lunghissimo, mi dispiace, però io di questa saga non posso che non parlare per ore. Io veramente farei un altro video dove ne parlerei, perché li ho amati, vorrei anche rileggerli. Quindi fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, se vi piacerebbe averne altri. Io ne ho già in mente uno, quindi quello sicuramente lo girerò, perché aspettavo di finire la trilogia proprio per poter fare questo video. E in ogni caso fatemi sapere se avete letto The Giver, se vi è piaciuto, se vi piace tutta la quadrilogia, quale vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno, e se lo leggerete. E insomma, possiamo parlarne ovviamente qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo video e bye! Thank you.